Vogliate aprire la Bibbia nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2, versetto 7. Alleluia. Lode e gloria al Signor nostro Gesù Cristo. Gloria a te, Padre Santo. Alleluia. Trovato questo punto della scrittura? Tutta la scrittura è divinamente ispirata. Grazie. Allora, gli uomini sono stati esecutori di ciò che era il pensiero e il comando di Dio, e loro hanno scritto sotto l'unzione dello Spirito Santo, e ci aiuta, ci corregge, e buono il Signore va della grazia. Amen. E noi abbiamo bisogno di queste correzioni. Dicevo Apocalisse 2:7, il Signore sia lodato. Amen. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Fin qui la parola di Dio per questo momento. Vogliamo chiedere al Signore di ungere la sua santa e meravigliosa parola e di ungere ciascuno di noi. Gesù. Padre mio santo, glorioso, tu sai quanto io sono debole, Padre. Tu sai quanto la Chiesa ti ama, Padre santo. Tutti ti amiamo, Signore, chi più e chi meno. Ma ti chiediamo, Padre, di accrescere questo amore verso di te, oh Padre Santo, incondizionatamente, oh Padre, perché tu sei amabile, te sei quel grande Dio d'amore, lento a dire di grande dignità, e noi stessi siamo opera delle tue mani, oh Padre. Benedicici così come siamo e glorificati, oh Signore, dalla profondità dei nostri cuori. Si è innalzato e santificato il tuo nome, Padre. Unge le mie labbra e ognuno che ascolta la tua parola, Padre. E grazie ti chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Potete sedere, cari, davanti alla grazia. Il titolo che voglio dare a questo sermone è: chi ha orecchi, ascolti. Oppure si potrebbe dire: ascoltate la voce di Dio. Nella sostanza non cambia nulla. È facile? Se il Signore parla, è facile ascoltarlo? No. Perché Lui parla in maniera così sottile, così fine, così profondo, che solo se si ha un orecchio ben allenato, io uso questa parola, non sono appropriata, ma un orecchio affinato, alleluia, a queste cose delicate del Signore, perché ognuno potrebbe dire: beh, c'è una grande tempesta, sicuramente il Signore va nella tempesta, o c'è un grande fuoco, sicuramente nel fuoco, e c'è questo, c'è un terremoto. No, era in un sussurro. Io sono citato due parole della Bibbia. E buona il Signore, amate la grazia. E Lui è qui in mezzo a noi, amate la grazia. E noi vogliamo veramente avere dei vantaggi su questo. Una volta, quando Gesù entrava trionfalmente in Gerusalemme, alla fine hanno detto: Signore, fai che questi si tacciano, che ci stanno un po' disturbando. Era così bello prima, così silenziosamente entravamo in città. Se costoro si tacciano, le pietre grideranno. Noi non vogliamo che gridino nelle pietre, fratello e sorella, ma vogliamo noi gridare al Signore, osannare il suo santo nome glorioso. Alleluia. Vogliamo noi che il fuoco di Dio sia acceso? Dobbiamo semplicemente volerlo, fratello e sorella. Ad accendere, sarà Dio a mantenere la grazia. Alleluia. Perché Lui è di già acceso. Dio non si spegne mai, fratello e sorella. Lui è un fuoco consumante. Sia glorificato il nome del Signore. A volte noi diciamo: voglio vedere la gloria di Dio. Non è una cosa semplice questa, fratelli e sorelle, e non dà dei vantaggi se non siamo secondo il piano di Dio. Amen. Perché chiunque vede la gloria di Dio nella sua pienezza muore, non si può resistere a tanta gloria, amate il Signore. Allora diciamo: Signore, voglio vedere la tua gloria, accresce la mia fede nella misura in quanto io possa vedere la tua gloria e restare vivo per lodare e glorificare il tuo santo nome, alleluia. Perché questo è il rischio, amati della grazia, quello di morire addirittura. Ma noi non vogliamo morire, anzi la Bibbia dice che i morti non lo lodano, ma siamo noi viventi che lo lodiamo. Voglio dire qualcosa riguardo alla testimonianza della sorella Lenzo. Dove è finita lei? Quei bambini che lei ha sognato, eccetera eccetera. Vedete che questo c'entra col sermone di questa sera. Peraltro noi vediamo due uomini, Isaia ed Ezechia. Uno era il re Ezechia, uno dei migliori re peraltro di Israele, che seguiva i dettami di Dio, e l'altro era il profeta Isaia.
Un giorno il Signore chiama Isaia e gli dice: senti, vai a casa del re, re Ezechia, digni di preparare la sua vita, di salutarsi con i parenti, con gli amici, perché fra 3 giorni morirà. Ora uno potrebbe dire, un uomo così giusto, che è il caso di dirlo, se voi leggete la scrittura, se è il Signore che dice che è vero, io non mi permetto di modificare niente della virgola, perché quando Isaia ha ricevuto questo messaggio si è messo a piangere come un bambino e si è rivolto a Dio in preghiera: Padre Santo, non sono stato io fedele in tutta la parola, non sono stato io a praticare la giustizia, la tua giustizia, cioè si è appellato alla propria giustizia e Dio ha visto che aveva ragione. Ma il Signore non voleva la sua anima per punirlo, fratello e sorella, alleluia. Ma quando Isaia si è appellato alla giustizia, alla propria giustizia, che era vera, la praticava in maniera straordinaria, il Signore dice a Isaia: torna di nuovo da Ezechia e digni che gli saranno concessi altri 15 anni di vita. Ora uno potrebbe dire, se la persona crede nella vita soltanto qui in terra, e pensa alla punizione del primo caso, dice: come un uomo così giusto, peraltro un re che con giustizia viene punito, non era una punizione, fratello e sorella. Ricordatevi che in questi 15 anni che il Signore ha concesso di vita, Ezechia peccò. Io non so il risultato finale, fratello, non so se si è pentito, se nella Bibbia non ce lo dice, ma giudicate voi chi aveva ragione. Il Signore ama senz'altro tutti quanti. Ora non dobbiamo dire: Signore, fai che muoiono i bambini così sono tutti salvi. Ma semmai non vogliamo intercedere e dire: Signore, rendici migliore, miglior genitore, affinché li avviamo nella tua via e nella tua grande seguiranno la tua via piuttosto che morire. Noi sappiamo che poi alla fine, perché vedete, i bambini non hanno più dei giusti riferimenti, fratelli e sorelle. I genitori ognuno glieli danno. Tutto quello che succede è di allevare un bambino, portarlo fino ad essere adulto, senza riferimenti e senza valori. Gloria al Signore. Ma noi diciamo: maestro e fanciullo nella via che ha da tenere. Lui, quando sarà grande, non se ne dipartirà. Gloria a Dio. C'è un mondo in confusione, fratelli e sorelle. La perdizione per le strade. I perduti sono per le strade. Non c'è bisogno di andare chissà dove per cercarli. Se la sera, quando c'è una buona serata, andate nella via di Marsala, ma sarà così anche in molte altre cittadine, nella nostra città al Castro ci sono migliaia di persone, ma dico migliaia, non 10, 100, migliaia di gente che passeggia, che si ferma a prendere qualche cosa. Ebbene, quante luci ci sono che illuminano questi peccatori, fratelli e sorelle? Quanti? Una su 100, una su 1000, una su 10.000? Dov'è la luce di Dio che è in noi, fratelli e sorelle? Alleluia. Questo è molto importante, amate la grazia. La teniamo nascosta sotto il cappotto, sotto il moggio, sotto il letto, la luce, o non ne teniamo conto perché non è importante. Alleluia. Noi vogliamo pregare per loro, perché il Signore non intende condannarli, fratelli e sorelle. Se restano in questa condizione, li condannerà purtroppo, perché già il giudizio è messo alla parola di Dio, ma se si ravvedono, saranno salvati. Alleluia. E buon Signore, amante la grazia, sia lodato e glorificato il Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Siamo in vita, siamo vivi e quindi possiamo veramente noi dal profondo del cuore lodare il Signore e dire: Signore, mi rimetto, perché l'ho fatto diverse volte, ma adesso, nel caso ti sia squicciato dalle mani, nel senso caduto dalle tue mani, alleluia, io voglio rimettermi nelle tue mani, perché il vasaio sei tu e voglio essere modellato e voglio che la tua luce, e dobbiamo pregare: Signore, metti luce nel mio cuore, la tua luce, ma anche poca, nelle tenebre che ci sono oggi una piccola luce viene vista, fratello e sorella, alleluia. Il diavolo cercherà di spegnerla, su questo non c'è alcun dubbio, ma noi non dobbiamo, come dire, rassegnarci, perché siamo noi la luce del mondo. Lo ha detto Gesù Cristo. Si è forse sbagliato? Io non credo, fratello e sorella. Lui è infallibile, amate la grazia. Disse intanto di essere lui la luce vera, e prima di dire queste cose era già profetizzato, alleluia, che la luce riluce nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. È venuto in casa sua e i suoi non gli hanno aperto la porta, non l'hanno ricevuto. Immaginate voi, fratello Cesare, fino a casa tua moglie non ti entra,
perché l'altro non c'entra, perché? No, se io ho fatto la spesa, ho fatto quello, come ci possiamo appellare un po' alle piccole cose che abbiamo fatto, allora Signore, ebbene, Gesù Cristo è veramente il padrone di tutte le cose, l'artefice, l'autore, il creatore di ogni cosa, amate le grazie, ed è qui per salvare, è qui per incoraggiarci, amate la grazia, è qui affinché noi possiamo ascoltare la sua voce, perché questo è molto importante. Vedete, mentre Ezechia, mentre Isaia è stato di orecchio fine e ha ascoltato e ha capito bene il messaggio di Dio, la stessa cosa non possiamo dire di Ezechia, che avrebbe potuto dire un po' come diceva Abramo quando doveva sacrificare il suo figlio Isacco con il Signore Gesù Cristo. Amen. Ezechia poteva volerlo dire, o anche Giobbe, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, per dire: Signore, è questa la tua volontà, sono molto contento. D'altra parte l'Apostolo Paolo diceva: io sarei più contento di andare via che restare qui in mezzo a questa gente, ma ci sono i miei parenti, i miei amici che io amo, e per amore loro, poiché qualcosa posso farla per loro, preferisco restare. Gloria al Signore Gesù Cristo. E voi, Signore, ascoltate la voce di Dio, benedetto il Dio del cielo e della terra. Guardate, in una sola apertura della Bibbia, nel capitolo 2 e 3, quante cose, quante righe uguali ci sono per ribadire lo stesso messaggio. Come vedete, al versetto 11 abbiamo letto il 7, dice questo, non voglio leggere testualmente la Bibbia. Versetto 11, dove? Eccolo qua. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, dice la stessa cosa, ma qualche cosa cambia nella seconda parte del versetto, e dice: colui che vince non sarà certamente colpito dalla morte seconda, cioè non andrà all'inferno, questo sta dicendo quello stesso. Nel versetto 7 invece dice: chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, e questo è uguale a quello del versetto 11, ma a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Vedete, in ogni versetto in cui dice a chi vince o chi ascolta, lui dà un premio, ed è qualcosa sempre di diverso. Poi nel versetto 29 dice questo, se riesco, se ce l'ho qui davanti, gloria a Dio santo e giusto. Versetto 17: perciò tu dici io sono ricco, no scusate, un'altra pagina, ecco, versetto 17: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e a chi vince io darò da mangiare della manna nascosta, e questa è una cosa, e gli darò una pietruzza bianca, grazie a Dio per la pietruzza, e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome, gloria a Dio, e che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Quindi nessuno può conoscere il nome di Dio se prima non riceve questa pietruzza bianca che il Signore ci darà. E quindi quando ci saranno i falsi profeti, io conosco, io l'ho visto, io so questo, io so quest'altro, allora non possiamo dire stai zitto, perché la Bibbia dice che lo conoscono solo quelli che hanno ricevuto la pietruzza bianca. E buon Signore, fratello e sorelle, sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Poi sempre sul versetto, sempre sul capitolo 2, versetto 29, che poco fa avevo cambiato, dice questo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora vedete, fratelli e sorelle, è scritto in plurale chi ha orecchi, perché ne abbiamo due, ma uno che ha un orecchio solo, io ne ho conosciuto uno dalla mia parte che non so come mai ne avevo solo uno, forse si è operato, non può dire un oggetto, perché la Bibbia non parla di orecchi di questo tipo qua, ma di orecchie spirituali. Gloria al Signore, siate sensibili alla voce del Signore, fratelli e sorelle, perché questo cambierà la nostra vita e il nostro destino finale, perché se non si ascolta la parola di Dio si cambierà inevitabilmente e credo anche inconsciamente nella via larga che porta alla perdizione. Ma per camminare nella via stretta occorre assolutamente essere protetti dal Signore, che addirittura ci saranno i coccodrilli per mangiarci, ci saranno tutte le trappole del diavolo, ma grazie a Dio il Signore le conosce tutte e ci dice: qui non deve mettere il piede, questo deve farlo, quest'altro non deve farlo, vai in dritta, vai a sinistra, vai a manca a te, e alla fine arriveremo alla gloria di Dio, fratello e sorella, alleluia, se seguiremo i dettami della parola del Signore, alleluia. Gloria a Dio santo e giusto. Versetto, capitolo 3, versetto 6,
c'è un'altra benedizione su questo qua. 3,6 dice la Bibbia proprio questo: che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Dice sempre le stesse cose, ma quei versetti che abbiamo letto prima aggiungevano qualche cosa. E poi il Signore, alleluia. Quindi ascolta il Signore non significa ascoltare tutto quello che dice la radio, non si dice ascoltare tutto quello che dice la TV, non si dice leggere, quindi ascoltare anche in questo caso ciò che scrive il giornale, non si dice attenersi alle opinioni degli uomini pensando che sia una buona opinione, ma che comunque è un'opinione e basta, alleluia. Alleluia, ma no, non vogliamo vincere, come si dice, una vittoria di Pirro, una vittoria senza gloria, gloria al Signore. La nostra vittoria è cesellata della gloria del Signore, perché è Gesù Cristo che ha vinto, fratelli e sorelle. La morte, dov'è la tua vittoria? La vittoria è in Gesù Cristo, non c'è vittoria al di fuori di Lui. E noi in Cristo Gesù siamo più che vincitori, gloria al Signore, Gesù Cristo. Alleluia. Cosa succede? Mettiamo quindi all'opera tutto quello che già sappiamo, materna grazia. C'è un mondo, come dicevo, alleluia, che sta perendo, e se noi preghiamo, io sono sicuro, sono certo che una buona parte di questi signori li posso salvare, perché il Signore dice: io non sono venuto per condannare ciò che già comunque era per perire, di suo è per perire, ma per salvare ciò che era per perire. Alleluia. Quindi grazie a Dio per le sue intenzioni che è venuto per salvare, e noi siamo veramente, come dire, l'opera sua, ecco l'opera del Signore, questa è l'opera sua. Abbiamo già strappati, quando la Bibbia parla di altre pecore, non parla di pecore male combinate, ma parla di pecore perdute. Io ero una di quelle pecore perdute, perché quando le sue pecore gli hanno voltato le spalle, che è il popolo di Israele, lui si è rivolto ad altre pecore. A me e a voi, siamo altre pecore, pecore che sono state ritrovate, amate il Signore, perché veramente il Signore è il buon pastore, quel meraviglioso Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà con il Signore. E Lui mi si è chinato, è venuto per cercarci, ci ha trovati, alleluia, ci ha benedetti e ci ha indirizzati nella sua via, amate la grazia, che non disse che è qualche d'un altro la via, ma disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, gloria al Signore nostro Gesù Cristo, alleluia. Grazie a Dio per la sua benevolenza, per la sua bontà e per la sua benignità, per il fatto che ci ha trovati. Io non dico che era difficile, perché a Dio nulla è impossibile, ma noi siamo talmente poco responsabili nel riguardo dell'anima che saremmo capaci, pur di non essere trovati, di nasconderci in modo sapiente, in modo attento. Beh, qui sono sicuro che non mi troverà, ma il Signore ci ha visti, ci ha cercati, e noi cosa abbiamo detto? Poi si vede, qualcuno forse l'ha fatto, beh, forse lo farò una decina d'anni, Signore, poi ti servirò quando sono vecchio. A volte sento questi ragionamenti mentre la morte sopraggiunge. E buonanotte suonatori, gloria al Signore Gesù Cristo, alleluia. Ma grazie a Dio abbiamo detto amen, Signore, eccoci, l'abbiamo accettato come nostro personale salvatore, e Lui ci ha donato il suo Spirito, alleluia, ci tiene in vita, ci tiene accesi, amate la grazia, per la sua gloria. Sia ringraziato il Signore, lodiamo il Signore, amato il Signore, glorifichiamo il suo santo e benedetto nome, Gesù Cristo. A te la gloria, Padre Santo, a te la gloria, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie al Signore. Noi vediamo per quello che ci dice non solo la Scrittura, che la Scrittura certo non ci parla di Maometto o di altri capi religiosi, ma sappiamo che questi sono esistiti, in alcune case sono anche delle leggende e che vengono proposte, il popolo credo l'unico dietro a queste cose. Ma una cosa posso dire, che è venuto Confucio, è morto ed è scomparso, è venuto Maometto, è morto ed è scomparso, è venuto Gesù Cristo miracolosamente, crebbe miracolosamente, amen, ha predicato in modo straordinario, poi è morto. Io credo che anche la sua morte sia un miracolo, perché mi sembra semplice uccidere il principe della pace senza la sua volontà.
Nessuno è più forte di lui, fratello e sorella, perché lui ha accettato anche questo, fratello, grazie, ed è risuscitato meravigliosamente e ha promesso la sua seconda venuta. Queste cose sono nel Signore Gesù Cristo, fratello e sorella, quindi è a lui che ci dobbiamo attenere. Non è morto con cucciolo di ferro per i nostri peccati, ma Gesù Cristo non è morto per debolezza sua, come dire, l'hanno sopraffatto, non ce l'ha fatta. È morto per i miei peccati, per i vostri peccati, e noi non vogliamo ringraziare, vogliamo sentire, ascoltare ancora oggi la sua sottile voce che ci dice: non temete, ho vinto grazie al Signore. E quando a Satana possiamo dire: perdiste, hai perso, lo possiamo dire qui veramente in modo forte, ha perso, perché ha vinto il Signore Gesù. Se c'è un vincitore, ci deve essere forse uno sconfitto, il nemico e il diavolo, quello del Signore nostro Gesù Cristo. Ora io vi vorrei portare nel libro di Primo Samuele il capitolo 17, non scendo sui dettagli, che sono tanti, ma il popolo dei Filistei si trovò una collina ben alta e si è accampato là sopra in assetto di guerra. Non erano lì per distribuire caramelle. La cosa è saputa dal popolo degli israeliti, allora c'era il re Saul, e loro se lo cercate un'altra collina, come dire, di fronte a quella di prima, e quindi non conosco i nomi delle colline, anche loro accampate lì in segno di guerra, però non avevano speranza per quello che loro stessi pensavano. Bene, e quindi fra le due colline, o montagnole, montagne, c'era una valle, ed era su quella valle che si doveva fare la battaglia secondo loro. Ma vediamo, mettiamo un punto su questo qua, torniamo un po' indietro. Davide era figlio di Isai, aveva altri 7 fratelli, lui era fragnotto, e i più grandi, Elia, Belato, non so come si chiamano, i più grandi erano lì, state richiamati per questa guerra. Allora Isai disse a Davide: senti figlio mio, prendete 10 forme di formaggio, un po' di grano brustolito, per quello che puoi portare, e vai a trovare nel loro accampamento i tuoi fratelli, e non tornare se prima non mi porti un pegno che io possa avere la certezza assoluta che sono in vita. E allora noi vediamo che Davide si fa carico di queste cose e va nel campo, proprio nel campo non dei Filistei, ma quello degli Epoi, dove c'erano i suoi fratelli, e ha trovato i suoi fratelli e ha parlato con loro, ha dato loro quel poco di cose che avevano, e ha dato anche al capitano delle guardie, insomma ne ha distribuito un po'. E poi vediamo che mentre era che parlavano i suoi fratelli, spunta un uomo, un campione, che da più di 3 metri alto, Goliath, così viene scritto nella Bibbia, con un'arroganza incredibile, sfidando il popolo di Israele e dicendo, sempre con arroganza: voi siete servi di Saul, io sono un filisteo. Quindi, come dire, evitiamo la guerra tra filistei e israeliti, ma scegliete un uomo fra di voi, vedete quant'era malvagio, perché lui sapeva molto bene che un suo soffio avrebbe scaraventato qualunque uomo davanti a lui. Aveva certezza, ma non aveva Dio contro la sua parte, fratello e sorella. E questo è il discorso, alleluia. Ascoltiamo la voce di Dio. Quando il popolo ha ascoltato la voce di Golia, ha avuto una grandissima paura. E questo accade anche nella nostra vita, fratello e sorella, che quando i problemi vengono su, i nostri, quando dei giganti vengono contro di noi, che potrebbero essere, fratello e sorella, quelli della disoccupazione, il gigante della malattia, il gigante di tante altre cose che gridano forte alla nostra vita, come dire: non c'è bisogno di pregare perché non potete risolvere il problema. Riuscite a immaginare? E infatti Golia questo non gliel'ha detto con questa parola. Sapete cosa gli ha detto? Cosa siete venuti a fare? In assetto di guerra. Ma qua, come dire, siete persi, non avete nessuna speranza, non c'è più nulla da fare. È un po' come il diavolo quando ci arriva un problema, come dire: non c'è bisogno di pregare,
deve questa cosa, è così e basta, ormai sei perso, sei sconfitto con il Signore. Noi daremo ascolto alla sua voce, o la voce del Signore ci dice: venite a me voi che siete aggravati e travagliati, vi darò riposo, lavoro, salute, vi darò ogni cosa di cui avete di bisogno con il Signore. Fede, e se volete una doppia porzione dello Spirito, dice il Signore, no, perché so che ne avete di bisogno, amate la grazia, alleluia. Come vi dico, non vado a scegliere sui 70 anni, ma com'è finita? Che per 40 giorni consecutivi questo gigante veniva lì, scendeva dalla collina, si metteva nella tanto, ve lo assicuro che nessuno l'avrebbe colpito, perché aveva una corazza, non so quante sigle pesava, un succhio, una cinquantina di chili, un emmo, insomma era una situazione tale che anche se l'avessero affrontato con delle armi, lui era abbastanza corazzato, era tranquillo, quindi scendeva, si distaccava dai soldati, aveva anche qualcuno che ci stava davanti, lo scudiero che gli stava davanti. Beh, quanto Davide, che era lì con i suoi fratelli, ha parlato e ha sentito le parole di quel gigante e che voleva fare qualche cosa, i suoi fratelli se lo stavano mangiando. Ma cosa stai dicendo? Che cosa sei venuto a fare? A vederti la battaglia? Sei venuto qui per stare con le mani contente e vederci ucciderci gli uni gli altri? Ne parlò con gli altri fratelli peggio del primo, ne parlò con gli altri che non erano fratelli, no, non ti intromettere con questo. E allora finalmente arrotò Saul e gli disse: re, un giorno è venuto un orso contro di me, anzi prima il leone, un leone che si prese una pecora e se la stava portando via, e io l'ho rincorso, gli ho detto la colpa in testa e mi sono riportato la pecora a rovina. Un orso ha fatto la stessa cosa, si è preso una pecora, io l'ho rincorso anche lì, una mazzata in testa, lui ho liberato la mia pecora e l'ho portata via, e li ho uccisi tutti e due, e questa stessa fine farà quell'incirconciso filisteo. Gloria al Signore Gesù Cristo. E quindi voi immaginate il cuore di Saul quanto si è gonfiato, perché la paura che aveva Saul e la paura che avevano il popolo era ormai che si poteva toccare con le mani, gloria al Signore Gesù, era tangibile. Gloria al Signore. Anzi, non mi pare che addirittura quando è la prima volta che è comparso questo gigante, molti sono fuggiti, poi magari tornati. Che cosa? Non avevano mai visto una cosa del genere. Dice: no, non possiamo combattere contro un nemico del genere. Il nemico si presenta ancora oggi contro di noi come un gigante, ovvero come un leone ruggente. Ma che sia un leone, che sia un gigante, che sia un orso, nel nome delle Dio degli eserciti, la vittoria è nostra in nome di Cristo. Non per virtù nostra, ma per virtù del nome del Signore Gesù Cristo. Grande Dio nostro. La Chiesa non è debole, ma molte volte li vedo la gente languente e lamentosa, e invece concentriamoci sul Signore, amate la grazia, e chiediamo le nuove forze, che lui non aspetta altro. In un'occasione il Signore dice: ma questo non mi chiedono nulla, siamo qua, se ne arrepoverati, ma non mi chiedete nulla. Uno potrebbe dire: ma Signore, tu c'è bisogno che ti chiediamo? Sì, c'è bisogno. Nel caso teologico, nel caso biblico c'è bisogno, perché dice: chiedete e vi sarà dato. Non dice: state con la mano contente, tanto io so quello di cui avete bisogno e vi sarà dato. Potrebbe anche farlo il Signore, non è che lui ha facoltà di farlo, ma dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo, alleluia. Il mondo non ha nessuno che li illumina, fratelli e sorelle. E se qualcuno, abbiamo visto la testimonianza del fratello Cesare e di qualche altro, se qualcuno osa parlare, osa insomma mostrare un po' di luce per illuminare la loro anima, già si scagliano contro. Che questo fatto è che si parlino, pure a me l'hanno detto una volta in una stazione di servizio, e nei testimoni dicevo che volevano darmi degli opuscoletti, che io disse: vi ringrazio, c'ho la Bibbia che ritengo di gran lunga più importante di queste, di questo buscone, ma senza offesa, no. Abbiamo parlato oggi, ma allora scommettoci che lei è un prete spogliato, no, sono più vestito. Gloria al Signore Gesù. Quindi si ripetono queste cose. E buon Signore, amante del Signore, grazie a Dio per la sua benignità. Alleluia. E quindi quando questi giganti verranno contro di noi, ci diranno: sei un buono a nulla. Ormai
è finita per te. Allora, perché non alziamo gli occhi oltre i mondi? Perché dovremmo fermarci ai mondi? Alziamo gli occhi oltre i mondi per vedere da dove ci verrà aiuto, e l'aiuto ci verrà dal Signore che ha creato il cielo e la terra. Ma gloria, gloria, Signore, gloria a te, Padre mio Santo, sono grande e glorificato. Alleluia, 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 alleluia. Nessuno, amati della grazia, si perda d'animo. Sono le parole di Davide al popolo di Israele, ma sono anche le nostre parole. Nessuno di noi si perda d'animo per un gigante, per una malattia, per qualche cosa che possa venire contro di una depressione che possa venire. Ma sgridate quella situazione nel nome del Dio degli eserciti, ovvero nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo, ovviamente Davide a quel tempo non aveva conoscenza del nome di Dio, ma sapeva molto bene quali erano le schiere di Dio, che erano il popolo di Israele, offese da quel gigante arrogante, e sapeva molto bene che il Signore era l'Eterno, il Dio degli eserciti. Quindi cosa gli disse? Vieni contro di me con giavellotto, con spada. Addirittura Davide non aveva neanche la spada. Ora cercare di affrontare un gigante, un nemico, senza la spada. Non abbiamo più vantaggio noi questa sera, fratello e sorella, perché noi la spada ce l'abbiamo. Che è la parola di Dio, fratello e sorella. Lui ci va senza spada, tanto che Golia, quando l'ha visto, senza spada, con 3-4 furconi. Ma io sono un cane, si è offeso, si è arrabbiato, sono forse un cane che viene come i bastoni, voi mi bastonate, insomma è una cosa incredibile, amate la grazia. Bene, noi vediamo che Davide lo affrontò nel nome del Dio degli eserciti con una sola pietra che gli si conficcò nella fronte, così stortendolo, non è morto, ma poi l'ho ammazzato con la sua stessa spada. Quindi quella spada è servita per Golia piuttosto che per Davide. Gloria al Signore Gesù Cristo. E poi il Signore, Madre della Grazia, vogliamo lodare insieme il Signore. Alleluia! Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Benedetto il nome del Signore nostro Gesù Cristo, che è degno di ogni lode, dell'onore e della gloria. Noi sentiamo che tu sei in mezzo a noi, Padre Santo. Sia fatta la tua volontà oggi nel cielo e nella terra. Dacci una doppia parte del tuo spirito, Signore. Dacci la tua potenza, oh Signore, alleluia. Oh Re di gloria, ungici grandemente ancora questa sera. Tutti quanti, oh Padre, piccoli e grandi, tutti noi ci arrendiamo a te, abbiamo bisogno di te, oh Padre. Rendici sensibili alla tua parola, oh Padre Santo. Vogliamo capire, vogliamo comprendere la tua parola. Vogliamo restare allacciati, veramente, oh Padre Santo, glorioso, a te. Ora, amate del Signore, se voi andate al comune a fare la domanda per mettere l'acqua a casa, fate la domattina, ma fino a quando non c'è l'allacciamento dei tubi, voi non avrete acqua. Dice, ma io c'ho tutto, ho la domattina fatta, no, non c'entra nulla, amate del Signore, non c'entra assolutamente nulla. Dobbiamo essere collegati alla sorgente della potenza. Ora Davide era veramente collegato. Davide era stato unto dal profeta Samuele per ordine di Dio. Non è che il profeta Samuele di testa sua, Signore, mi alzo, vado a ungere Davide, ma gli disse il Signore, vai che nella casa di Isai c'è qualcuno da ungere, quale nuovo re di Israele. Poi ti dirò io che, infatti, Samuele non lo conosceva neanche. Infatti, quando ha visto, dice, senz'altro c'era un alto e bello, non so come si chiama, ci pensare a questo qua, invece non era quello là. Poi lo spirito gli ha detto, è lui, quando c'è un bambino, quel ragazzo era tornato a casa. Ma uno potrebbe dire, ma anche Saul era stato unto da Samuele. E dove sta il problema? Il problema sta che Davide è rimasto fedele e obbediente al Signore e non ha perso l'unzione, mentre Saul l'ha persa l'unzione, fratello e sorella. E quindi ecco dove sta la differenza, una cosa che sembra di poco conto ma che è indeterminata. E non è di poco conto, benedetto il Signore. Alleluia. Non dobbiamo perdere l'unzione. Dinanzi al Signore, ungimi quest'oggi, ho bisogno della tua unzione. A volte uno dice, ma perché lo dovrei chiedere
tanto il Signore lo sa, e poi potrei apparire poco spirituale. Ma perché? Siamo forse giganti spirituali? Non siamo deboli spiritualmente? Se ci presentiamo come giganti spirituali non riceveremo nulla dal Signore, perché stiamo mettendo in disparte Dio, amati del Signore. Ma se noi diciamo Signore siamo piccoli fanciulli, noi siamo deboli, senza di te non possiamo fare nulla, allora il Signore con la sua presenza, con il suo spirito ci aiuterà, fratello e sorella, alleluia, perché la gloria deve andare solo a Lui. Noi non siamo giganti spirituali, vogliamo dire Signore fammi crescere nella fede e nello spirito, alleluia, rendimi sensibile alla tua parola e fai che veramente io sia collegato alla sorgente della potenza, così quanto ne ho di bisogno non ho bisogno di cercare altrove, perché sono già collegato col Signore, con la preghiera. Quando non preghiamo questi tubi cominciano ad essere perdenti fino a rompersi, a marcire, ma se noi preghiamo si restaurano da solo, si ristabiliscono e l'acqua di Dio continua a circolare, benedetto il Dio del cielo e della terra. E buono il Signore, gloria a Dio nei nomi altissimi, sia ringraziare il Signore per la sua abbondanza, per la sua bellezza e per la sua presenza. Alleluia. Grazie Padre Santo glorioso, grazie per la tua benedetta, oh Signore. Preparaci tu per questa battaglia che c'è nella vita. Un po' di tribolazione ma attraverseremo, fratello e sorella. Prepariamoci. Io ritengo che è perfino necessaria un po' di tribolazione. Non possiamo pretendere di andare in paradiso con un bel cocchio, un cavallo bianco e dire beh, adesso vado in paradiso. Gloria al Signore. Un po' di sofferenza la Chiesa la subirà, poi verrà il Signore. Alleluia. Questo è quello che la Bibbia ci dice. Qualcuno non la pensa in questo modo, ma io mi attengo fermamente alle Sacre Scritture, perché dicono che se quei giorni non fossero accorciati, neanche gli eletti scapperebbero. Quindi già la subiamo al 50, al 40, questo non lo so né io né nessuno, solo Dio lo sa. Alleluia. Certo è che se noi diciamo sì, come dice la Bibbia, lo spirito e la sposa dicono viene il Signore, se siamo in concordanza col Signore, il Signore può anche accorciare di più di qualche giorno quelle sofferenze, ma in ogni caso dobbiamo essere contenti sapendo che non ci lascia e non ci abbandona mai. Questa deve essere una costante nella nostra vita, parte del Signore. Il Signore non ci abbandona mai. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Vogliamo alzarci, fratello e sorella, e dare lode, onore e gloria all'Eterno, al Dio nostro. E devo chiedervi di pregare per me, perché io ho bisogno delle vostre preghiere, amati del Signore. Pregate, fratello mio, c'è la tua nipote con la preghiera. Dobbiamo cantare qualche canto di lode, restiamo in comunione e restiamo in uno spirito di preghiera. Benedetto il Dio del cielo. Thank you.